Come accade sempre nell'anno successivo a quello olimpico, il CONI rinnova la sua governance. È stato così anche in Calabria, dove lo sport calabrese ha scelto la propria guida per il prossimo quadriennio. L'assemblea elettiva, riunita presso Le Hotel di Reggio Calabria, ha riconfermato Maurizio Condipodero nel ruolo di presidente del CONI Calabria. Condipodero, unico candidato alla presidenza, è stato eletto con 34 voti, 16 invece le schede bianche, un segnale da cui ripartire. La scorsa elezione sono stato eletto con 26 voti, adesso ne ho avuto 34, quindi c'è stato un incremento. Però un dato deve essere assolutamente visto con attenzione, che è quello delle schede bianche. Ce ne sono state 16, probabilmente ancora c'è qualcuno che non crede nel lavoro di ricongiunzione e soprattutto di ricucitura che è stato fatto in questo anno e mezzo e che vuole proseguire, e quindi è necessario mettere avanti tutte le proprie forze per poter parlare meglio di sport su tutto il territorio calabrese. L'assemblea ha anche eletto la nuova giunta che affiancherà il riconfermato presidente. I componenti sono Gio Lappano, Pino Petralia, Luigi Tripodi, Aldo Calzona, Irene Pignata, Alfredo Porcaro e Peppe Melissi. Tra le new entry, Lappano, presidente della Federtennis Calabria, che è stato il più votato fra i candidati in quota federazioni. Sicuramente prima al mondo del tennis e poi alla mia persona, perché comunque il tennis in questi anni si è messo in mostra come una delle discipline sportive che dà maggiore lustro alla Calabria dello sport, e quindi ovviamente poi questi consensi sono confluiti sulla mia persona in qualità di rappresentante del tennis regionale. Devo veramente ringraziare di cuore tutti i colleghi presidenti di federazione, tutti i delegati aventi diritto al voto che stamattina hanno voluto esprimere un così ampio consenso verso la mia persona. Devo ringraziare tutti gli amici che hanno creduto fermamente in questa candidatura e ovviamente il gruppo di Cosenza, che comunque è stato alla base proprio della mia iniziativa di candidarmi, perché se non avessi avuto il consenso di tutti i presidenti di Cosenza sicuramente non avrei nemmeno iniziato questo tipo di battaglia.